Questa Pasqua Cervia porta non solo uova ma anche e soprattutto aquiloni. Va infatti in scena sulla spiaggia di Pinarella fino al 1° maggio il Festival Internazionale degli Appassionati del Genere, con oltre un centinaio di ospiti che vanno dall'Europa all'America, dall'Asia all'Oceania. Claudio Cappelli è l'infaticabile ideatore e organizzatore di questa manifestazione da oltre 30 anni, 31 per la precisione. Ecco, parliamo di queste edizioni, quali sono le novità, i numeri di questo evento? E beh, questa sì, la 31esima edizione, abbiamo praticamente anche 31 nazioni partecipanti, abbiamo alcune new entry come il Kuwait, come la Martinica francese, Curaçao. Ma quali sono quelli più particolari? Abbiamo visto per esempio che ci sono degli aquiloni a combattimento. Il significato di queste gare poi è finalizzato alla pace, non tanto alla guerra, quindi è abbastanza profondo. E sono soprattutto comunque aquiloni orientali, giapponesi, oppure indiani, oppure afghani, eccetera. Ci sono aquiloni però molto interessanti, per esempio come gli aquiloni della Martinica francese, le cosiddetti cerf-volant malheureux, cioè gli aquiloni tristi, così chiamati perché vengono realizzati dai bambini poveri che non avendo materiali o soldi costruiscono questi aquiloni con le foglie degli alberi. E qui c'è ben rappresentato da Désiré Chapin, che appunto è un nero della Martinica che fa cose incredibili proprio con le foglie. Aquiloni molto piccoli anche, ci tengo a... perché molto spesso la gente viene qui e rimane incantata da aquiloni di grandissime dimensioni, e invece facendo attenzione in mezzo a questo brulicare di colori molto spesso ci sono aquiloni di pochi centimetri che sono straordinari per il modo in cui sono costruiti, eccetera. Gli ultimi due giorni di manifestazione, che chiude il 1° maggio, ci sarà l'aquilone più grande del mondo, ma quali sono le sue caratteristiche? Beh, è un aquilone che misura, prima di tutto rappresenta una manta, o meglio una razza, un pesce, ed è un aquilone realizzato dal neozelandese Peter Lynn, il celeberrimo, forse l'aquilonista più famoso del mondo, per conto di un magnate del petrolio del Kuwait che ha voluto regalare al suo paese un primato, un Guinness, e quindi ha commissionato questo aquilone che misura 75 metri di apertura alare per 150 metri di lunghezza.